Mamma è andata via, un giorno qualsiasi, uno che il tempo non era neppure malconcio, come dovrebbero essere i giorni in cui le madri se ne vanno. Ho sentito il suo corpo contro il mio per la prima volta e ho pensato che la felicità era fatta di cose come quella, cose come essere presi sotto braccio dalla persona che ami. Hai il tuo numero che ci sentiamo? Numero? Sì, il tuo numero di cellulare. Ecco, non ce l'ho. Come, non te lo ricordi? No, non ho proprio il telefono. Come non hai il telefono? No, non ho neanche il numero di casa. Però se mi dai il tuo che ti scrivo io. Va bene. Sai perché mi piaci? Sei coraggioso. Sei stato coraggioso quel giorno a inventarti quella storia della zia per comprare i fiori e a presentarti davanti al Gioberti. Non hai avuto paura di fare una figura di merda con i miei compagni o che io potessi metterti in imbarazzo. Io la vita me la godo. A prendersi cura di me è sempre stata Asia. È importante che non sembri un pezzente, perché se sembri un pezzente va a finire che gli insegnanti se ne accorgono e chiamano gli assistenti sociali o peggio le persone di buon cuore. Ricordati, Ercole, che ogni volta che facciamo qualcosa con cura, distruggiamo il male che è in noi. Ercole, ti devo dire una cosa. Allora? Ho deciso di andare a vivere con Andrea. Ci stai lasciando? No, Ercole, non vi sto lasciando. Lo avevi promesso? Avevi promesso che saremmo stati sempre insieme noi tre? Io mi ricordo di aver fatto questa promessa quando tu avevi 7 anni e io ne avevo 12. Ma cosa c'entra? C'entra che si cresce, Ercole! Ho estratto le cartoline di mamma e mi sono messo a studiarle. Forse conveniva andare nel paese cui facevano riferimento la maggior parte delle cartoline, Erta. Quando uno schiaffo, o qualcosa di simile a uno schiaffo, arrivato da dentro, da un luogo lontano e profondissimo, l'ha costretta a girarsi. Ercole, papà stanotte mi ha chiamato e mi ha detto che hai combinato un casino. Ma cosa? Sei andato a rubare una macchina?